Dichiamo l'iscrizione nel registro delle imprese storiche italiane di un'impresa salernitana, la prima tra l'altro. Sì, una grande occasione per testimoniare la nostra vetustità in campo commerciale, un'azienda che nasce addirittura nel 1860 e che poi si tramanda fino ai giorni nostri, ancora in attività, in un campo tra l'altro di dolcezze, di sapori e anche di tradizioni della nostra terra. Quindi credo che sia un risultato questo che stamattina noi otteniamo con la pasticceria d'Imperio, che è un ulteriore fiore all'uccello delle imprese di questo territorio. Allora, Sindaco, un'impresa di Mercato San Severino che entra nel registro delle imprese storiche italiane, è un orgoglio per la comunità? Sicuramente, una grandissima soddisfazione e motivo di grande orgoglio, anche perché è l'unica impresa della provincia di Salerno ad essere iscritta in questo registro ed è l'unica impresa ancora in attività che sostanzialmente continua a fare quello che faceva oltre 150 anni fa. Noi abbiamo già premiato in occasione delle celebrazioni per la Unità d'Italia e in quell'occasione avevamo modo di dire che prima ancora che l'Italia venisse unita, Imperio già praticamente aveva unito sicuramente i cittadini di Mercato San Severino e il comprensorio di riferimento, perché era stato capace di allietare tutti con le sue bontà, con le sue dolcezze. È veramente anche un segnale di speranza, che ci dice anche una cosa molto importante a mio avviso, e cioè che al di là dell'economia virtuale, al di là dell'economia fatta di grandi numeri e di grandi imprese, in Italia, e soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia, regge anche l'impresa familiare, quella fatta di lavoro, di sacrificio quotidiano, e che può essere anche una valida alternativa per quanti oggi soffrono di questa crisi economica e sono alla ricerca di una strada per uscirne. Sotto questo punto di vista noi siamo anche molto vicini alla famiglia Pieri, che gestisce ancora, e noi auguriamo a questa attività di proseguire ancora per tantissimo tempo, perché in questo modo rappresenta anche la forza vera, vitale dell'economia della nostra città. Allora, amici di Notizie Iurno, siamo qui con Vincenzo Apicella, membro, diciamo, possiamo dire quasi... Il figlio della titolare della pasticceria Imperio, è una pasticceria che oggi ha avuto un prestigioso riconoscimento nazionale, quindi come unica impresa della provincia di Salerno a rientrare in questo registro delle imprese storiche. È un'attività che va avanti da 155 anni, quindi dal 1860, e che tramanda di generazione in generazione l'artigianalità del prodotto. Andare avanti 150 anni non è semplice, perché bisogna adeguarsi ai cambiamenti del mercato e così via, però noi puntiamo sull'artigianalità e la genuinità del prodotto. Il nostro locale è un locale storico dell'epoca, dove tanta gente viene lì a passare un po' di tempo per spezzare, diciamo, la frettolosità di tutti i giorni. Siamo orgogliosi di questo riconoscimento che l'Unione delle Camere di Commercio Nazionali ci hanno attribuito come unica impresa della provincia di Salerno. Siamo stati onorati dagli interventi del Presidente della Camera di Commercio di Salerno, dal Segretario Generale, dal Sindaco, nonché Assessore Regionale Giovanni Romano, e vi aspettiamo tutti da noi, perché dolcini artigianali come si facevano un tempo non si trovano più. Solo l'ultima domanda, la vediamo qua oggi raggiante, ma ci sono stati magari momenti in cui di difficoltà avete pensato in pratica di abbandonare l'impresa, oppure di momenti di scoramento? Allora, momenti di difficoltà ce ne sono stati, di abbandonare l'impresa mai, perché come si diceva durante l'intervento ci vuole passione, e innanzitutto la passione per un'attività, un lavoro, un locale che, sul quale ci si sente anche una certa responsabilità, perché chiudere o lasciare andare un'attività che va avanti da 150 anni, quindi prima dell'unità nazionale, non è semplice. Quindi lasciare mai, momenti di difficoltà ovviamente sì, però con il lavoro, il sacrificio, la passione si superano tranquillamente, e poi il pubblico riconosce in effetti la qualità del lavoro.